Pietro, noi diciamo al Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto. Tu hai parlato e abbiamo creduto alla tua parola. È la fede che ci sostiene nel nostro cammino. È questa fede che deve sbocciare questa mattina in un giuramento di fedeltà al Signore, perché il Signore è nostro Dio, colui che veglia sul nostro cammino, colui che è tutto per noi. Gesù parla, dà il suo corpo e il suo sangue in nutrimento, promette l'inverosimile, il suo corpo sacrificato sulla croce, sotto le forme del pane e del vino, sarà nutrimento degli uomini, vita per gli uomini, eppure molti non credono, e non credono perché nessuno viene al Figlio se non è il Padre che lo tira. È il mistero della nostra fede. Nessuno può credere se non riceve il dono dell'alto. Pietro riceve il dono dell'alto e dice: Signore, tu sei il Santo di Dio. Noi crediamo che tu vieni da Dio, sei il Figlio di Dio. Dietro di lui gli apostoli fanno una professione di fede, ma altri, ai quali il Padre non aveva concesso il dono di credere, si allontanano da lui. È un mistero. Chi crede è un graziato da Dio, chi non crede è uno che potrebbe credere ma non accede alla fede perché ancora la grazia di Dio non l'ha raggiunto. Noi siamo stati tutti raggiunti da questa grazia di Dio e per questo abbiamo creduto, però dobbiamo alimentare la nostra fede, professare la nostra fede e chiedere al Signore di conservarci in questa fede. Nella prima lettura è Giosuè che invita il popolo a credere. Dice: siete liberi di aderire agli dei degli stranieri, agli dei di Canaan o agli dei di Amorrei, ma la mia casa aderisce al Signore. E il popolo fa propria la fede di Giosuè, il condottiero, figura di Cristo, e con Giosuè dice: io e la mia casa obbederemo al Signore, abbiamo scelto il Signore, seguiremo il Signore. E allora risponde Giosuè: eliminate tutti gli dei stranieri di mezzo a voi, perché Dio è un Dio geloso, vuole essere l'unico. Noi, o Signore, questa mattina abbiamo già scelto e vogliamo ribadire la nostra scelta. Noi diciamo a te: noi e la nostra casa obbederemo al Signore. E adesso, Signore, ci rivolgiamo a te. Ci rivolgiamo a te col salmo responsoriale, dopo questa professione di fede. Ci rivolgiamo a te perché siamo bisognosi del tuo aiuto. Ecco, io voglio un po' fermarmi proprio su questo salmo responsoriale, perché possiamo fare di questo salmo la nostra preghiera. In questo momento ultimo del nostro stare insieme, prima di congedarci,
e vogliamo chiedere al Signore la guarigione di tutti noi. Di qui nessuno deve uscire se non, che non sia stato raggiunto da Dio con una grazia di guarigione o dello spirito o dell'anima o del corpo. Signore, tu ascolti gli umili, noi ci umiliamo davanti a te, tu non cerchi gli uomini grandi, gli uomini che bastano a se stessi, ma tu cerchi gli umili del paese. Noi ci umiliamo davanti a te, noi siamo i tuoi anavim, i tuoi poveri. Gli occhi del Signore sono su di noi, le sue orecchie ascoltano il nostro grido, il suo volto è contro quelli che ci vogliono male, ma i suoi occhi sono rivolti a noi, le sue orecchie sono rivolte a noi. Ecco che noi gridiamo al Signore, il Signore ci ascolta, il Signore salva tutti noi dalle nostre angosce. Il Signore è vicino a quel cuore ferito, egli salva gli spiriti affranti. Fratelli e sorelle, chi in mezzo a noi ha il cuore ferito, e ce ne sono tanti, c'è il cuore spezzato, speri nel Signore. Egli proclama a Nazareth, nella sinagoga, io sono stato unto, sono stato mandato per consolare gli afflitti di Sion, per risanare i cuori spezzati, per dare l'abito di gioia a coloro che sono nell'afflizione. E queste cose il Signore ripete questa mattina a noi. Voi tutti angosciati, voi tutti afflitti, voi che avete il cuore ferito, uomini e donne, piccoli e grandi, voi che avete lo spirito spezzato da tante angustie, da tante traversie della vita, voi che siete stati provati dal Signore, che avete il cuore affranto, sperate nel Signore. Questa mattina il Signore vuole risanare i cuori. Egli soffia su di noi il suo spirito di consolazione. Vuole guarire gli ammalati. Tanti ammalati guariranno questa mattina. Tante piaghe saranno risanate. Ci saranno delle guarigioni nel corpo e nello spirito, perché il Signore vuole guarire e vuole che scendiamo a valle rinvigoriti di Lui, risanati da Lui. Signore, noi presentiamo a Te tutte le nostre richieste, preserva le nostre ossa, perché Tu hai detto neppure un osso sarà spezzato. Tu ci guarderai, o Signore, Tu ci proteggerai dalle difficoltà in cui ci troveremo, dagli agguati che ci tendono, perché Tu, con la Tua provvidenza, provvederai a noi, le nostre ossa non saranno spezzate, neppure un osso sarà infranto, perché Tu sei la nostra protezione. Noi chiediamo la Tua protezione, e siamo sicuri questa mattina di ottenerla. Signore, riscatta la vita dei Tuoi servi. Noi ci rifugiamo in Te e nessuno di noi andrà deluso. Fratelli, sorelle, nessuno di noi vada deluso. Il Signore vuole confortare tutti, vuole dare grazie a tutti. Crediamo tutti a Lui. Tutti per ognuno di noi e ognuno di noi per tutti, perché di qui si esce consolati, risanati, guariti. Ecco, presentiamo al Signore in questo momento le vostre richieste, datele qui in mano
perché gli offra il Signore. Signore, io ti offro tutte queste richieste. Qui ci sono le angustie dei miei fratelli, delle mie sorelle. Tu hai detto che guardi gli umili, che risani i cuori spezzati, consoli gli afflitti. Tu hai detto che le nostre ossa non saranno infrante. Signore, noi crediamo alla tua parola e in questo momento ti offriamo tutte queste richieste. Adempi, Signore Gesù, quello che hai detto. Ti offriamo il tuo corpo e il tuo sangue in remissione dei nostri peccati e sicuri di ottenere quanto noi chiediamo. Lode e gloria a te, Signore.